Cortesemente vi sedete, verifichiamo le classi che siano arrivate. Allora, la quinta S c'è, ci arrivo anch'io. Quarta M c'è, bene. Terza N di Napoli, ok. Terza M, ok. E quinta N, sì, va bene. Allora, ok, intanto benvenute e benvenuti e grazie anche ai vostri docenti per aver partecipato a questa iniziativa. Il Dipartimento di Filosofia e Storia ogni anno organizza degli incontri che sono laterali rispetto alle programmazioni curricolari, che hanno dei margini, dei limiti, anche degli obblighi. Il tentativo è di aggiungere qualche cosa alla didattica. Fino ad ora abbiamo alternato un anno storia e una filosofia, quindi questo è l'anno della filosofia. I due incontri, quello di oggi con il professor Cesaroni e quello di martedì con la professoressa Belardinelli, sono sui terreni intermedi tra filosofia e scienza. È un tentativo di far vedere come questi due campi disciplinari, che sulle vostre pagelle, sui vostri tabelloni sono distinti, con voti distinti, docenti distinti, ed è giusto così per certi versi, perché altrimenti probabilmente non si imparano le basi che servono, però il prezzo da pagare è che si corra il pericolo di considerarli paralleli come dei binari e invece si intersecano tra di loro, sia dal punto di vista teorico, che è quello di cui si occupa oggi il professor Cesaroni, sia dal punto di vista un po' più pratico, cioè quando parliamo di ecologia, di rapporti con gli altri esseri viventi non umani, che è quello di cui parlerà la professoressa Belardinelli. Quindi sono degli spunti che noi gettiamo, questi incontri vengono registrati e quindi in qualche modo, probabilmente con la condivisione in Drive tramite i vostri docenti, saranno disponibili per poterci lavorare sopra o rivedervi se vorrete farlo. In ogni caso noi li rendiamo disponibili. Presento il nostro ospite, che è il professor Pierpaolo Cesaroni, che insegna, è un docente associato di filosofia politica all'Università di Padova. Il professor Cesaroni è allievo e ormai collaboratore del professor Sandro Chignola, che è una vecchia conoscenza del nostro liceo. Ha un curriculum di studi notevole nonostante la sua relativamente giovane età, non sto a ripercorrere tutto, vi dico soltanto che i suoi interessi se spaziano tra un classico della filosofia come Hegel, su cui ha scritto due libri, un autore molto recente, attualmente in corso di rivalutazione, come Michel Foucault, che è un autore che a sua volta copre dei territori intermedi tra filosofia, storia e pensiero scientifico, ha curato la ripubblicazione del primo volume, la pubblicazione del secondo volume di un'opera importante, L'essere e l'evento di Alain Badiou, di un filosofo francese tuttora vivente, considerato uno dei maggiori filosofi viventi. Ecco, per quanto possano valere queste classifiche, si è trattato di un lavoro estremamente impegnativo, per cui oltre ad essere autore di testi, autore di raccolte, di studi, spesso prodotte da seminari, che è una modalità interessante di produrre libri, quindi un'attività didattica che poi diventa un volume, è importante anche la pubblicazione, la traduzione con cura
di alcuni testi importanti che poi restano. È tutto materiale che in buona parte è nella nostra biblioteca, per inciso, dico in buona parte nel senso che alcuni dei testi che potreste cercare non sono ancora in biblioteca, ma semplicemente perché i tempi tecnici della biblioteca non hanno ancora consentito l'arrivo, ma sono già in procedura di acquisto. Questo per ricordarvi che abbiamo la seconda biblioteca della città, tramite la quale possiamo, potete, questo lo sapete ma ve lo ricordo sempre, ricorrere al prestito di libri che sono in altre biblioteche semplicemente rimanendo dentro la scuola e la biblioteca che li fa arrivare. Quindi sono strumenti preziosissimi, soprattutto per gli studenti dell'ultimo anno. Detto questo, io lascio la parola al professor Cesaroni, farà una prima parte di lezione che si interromperà, come succede in genere in questi eventi, al cambio d'ora. Il cambio d'ora ci permetterà di fare una pausa di 5 minuti, anche per consentire lo scorrere dei vostri colleghi dalle classi. Nella seconda parte della comunicazione del professor Cesaroni saranno ben accette domande, richieste di chiarimento, okay? Non, nulla è dato per scontato, avete diritto di chiedere chiarimenti anche se vi sembrano banali su qualunque argomento, e in ogni caso cercheremo di fare un incontro un po' più dialogato. Detto questo, io mi taccio come organizzatore e do la parola al vero protagonista dell'incontro, che è Pierpaolo Cesaroni. Bene, allora, intanto buongiorno a tutte e tutti, volevo ringraziare l'amico Girolamo per l'invito, è sempre molto, molto bello fare queste cose, io sono già venuto qui una volta, qualche anno fa, sempre invitato da Girolamo e sono sempre occasioni molto, molto belle. E spero di essere in grado, di dirvi delle cose utili e comprensibili. Io di solito io insegno a filosofia, al corso di laurea in filosofia a Padova, e ho anche un corso base, quindi per le ragazze del primo anno, quindi parlo a persone, a ragazzi, ragazze e ragazzi che hanno solo qualche 2-3 anni più di voi, o 1-2-3 anni più di voi. C'è una piccola differenza che in quel caso, hanno deciso loro di esserci, in questo caso pure perché se avete fatto un liceo è prevista la filosofia, quindi ecco. In questo incontro di oggi io vorrei proporvi un piccolo esperimento. Il primo aspetto, il primo carattere sperimentale di questo incontro è che rinuncio a ogni tipo di supporto informatico, ok? Io non lo faccio mai di utilizzare slide eccetera, di solito uso la lavagna col gesso, ma non importa, no? Ho l'ambizione di credere che riuscire a farmi seguire e risultare comprensibile anche usando solo questo antico strumento che è la parola, okay? Poi comunque se non dovesse succedere comunque non potete fuggire, quindi. Ecco, e l'aspetto sperimentale è che appunto vorrei provare con voi, come già anticipava il professor De Michele, volevo con voi provare a discutere un po' di questa strana disciplina, no? Che è la filosofia. Alcuni di voi l'hanno iniziata a studiare da poco, se ho capito bene. Altri la studiano ormai da un paio d'anni, 2-3 anni, quindi o l'avete appena incontrata o comunque avete ormai un po' di dimestichezza con essa. Ovviamente è una disciplina che viene studiata giustamente al liceo, no? È molto importante, ha una dimensione, è un aspetto della cultura occidentale che va conosciuto, così come va conosciuta la letteratura, così come vanno conosciute le lingue, no? Però la filosofia ha anche uno statuto un po' strano, forse, no? Nel senso che non si capisce forse bene
anche se sicuramente ve l'avranno insegnato, ve l'avranno proposto delle cose a riguardo, non si capisce bene quale sia il suo statuto fino in fondo, no? Non è proprio chiarissimo, e neanche se vogliamo bene, cioè questa è una classica così domanda che si fa, no? Una domanda un po' sciocca, no? A cosa serve? Ovviamente è una domanda un po' sciocca perché noi nelle nostre vite facciamo un sacco di cose che non servono a niente, quindi non vedo perché diciamo, volersi proprio diciamo, rivolgere unicamente alla filosofia, però diciamo, è una domanda che ha un suo valore, no? E in questa ora, in queste due ore in cui siamo insieme qui, io vorrei declinare questa questione in questi termini. No, qual è lo spazio di questo discorso che storicamente e ancora oggi si chiama filosofia e che voi dovete studiare perché è una disciplina del vostro corso di laurea di studi? Ecco, perché qual è il suo posto in cosa? Nell'organizzazione attuale del sapere. E quando dico organizzazione del sapere intendo il piano, no? Il campo in cui le nostre società organizzano, no? Le conoscenze che hanno. Conoscenze che possono essere conoscenze teoriche, conoscenze pratiche, applicative, il campo del sapere. Campo del sapere a cui la scuola evidentemente dovrebbe introdurre a livelli differenti, però voi siete in un liceo, vi preparate, diciamo, generalmente, non è detto, non è neanche obbligatorio, ma magari per proseguire gli studi più delle volte all'università, e quindi è il primo vostro incontro con l'organizzazione attuale del sapere. E qual è allora, qual è la funzione della filosofia in questo campo? Allora ovviamente quello che vi dirò non vi darà una risposta che è quella giusta. Quello che io vorrei provare a fare innanzitutto, prima di arrivare alla fine a questa questione, e di provare a articolarla storicamente. Perché? Perché bisogna capire innanzitutto, e questa è una cosa che un filosofo del Novecento, morto da qualche decennio, no? che ha già citato Girolamo, cioè Michel Foucault, scritto Foucault, il cognome, Michel Foucault spiega bene, no? Cioè bisogna capire perché, no? Da dove viene, no? La nostra organizzazione, per esempio, del sapere, e capire innanzitutto una cosa fondamentale, che però magari non sempre a scuola si riesce a far emergere, perché ovviamente è necessario innanzitutto dare i contenuti. Cioè la cosa fondamentale è che non è sempre stato così. L'organizzazione del sapere nelle società occidentali, limitiamoci a quelle, è cambiato, si modifica nel tempo. Invece noi inevitabilmente siamo portati a immaginare, ma è un effetto inevitabile, okay? Però siamo portati inevitabilmente a immaginare che l'organizzazione attuale del sapere, quella che voi diciamo avete incominciato a toccare, no? A scuola, sia rimasta identica nel tempo, no? Quindi uno può presupporre che, ne so, che nell'antica Grecia ci fossero gli scienziati, i fisici, i biologi, i matematici, e poi ci fossero i filosofi, e poi ci fossero i letterati, e così via, no? O che nel Medioevo ci fosse la stessa cosa, no? E inevitabilmente la ricostruzione, ripeto, necessaria, il primo approccio è giusto che sia anche storicistico, lo capisco, però una ricostruzione come quella che voi fate, giustamente, ripeto, della filosofia dall'antichità ai giorni nostri rischia di dare per scontato proprio questo, no? Cioè l'idea che la filosofia sia una cosa che esiste a un certo punto, stata inventata, e che è una disciplina che ha il suo posto che conserva inalterato nel corso dei secoli, addirittura dei millenni, e che quindi la filosofia di un filosofo di oggi sia sostanzialmente la prosecuzione di un'unica disciplina che è sempre esistita dall'antichi, diciamo, cos'è di solito, forse chi è il primo che viene messo in ordine? Sì, no? Insomma, dai presocratici fino ai giorni nostri, no? C'è una continuità. Ovviamente questo non è vero, e allora è di questo che vorrei parlarvi, in relazione soprattutto
al rapporto con gli altri saperi, in particolare con le scienze, termine molto generico, però in prima approssimazione sono quelle che voi poi fate scientifico, applicate, insomma, siete comunque al liceo, no? Ecco, ne studiate parecchie, studiate la matematica, la fisica, studiate forse le scienze, forse sono scienze naturali, comunque avete un po' chimica, biologia, no? Che rapporto c'è? Questo è il punto fondamentale, no? Di cui vorrei un attimo parlarvi, no? Che rapporto c'è tra il discorso filosofico e queste scienze, no? E io immagino che per voi siano molto diverse, se ci riflettete un attimo, perché ecco, questo magari potrebbe essere utile oggi, no? Qui vi chiedo di riflettere un attimo, no? Non dico che non lo fate, però proviamoci, su quello che studiate, no? Ecco, quindi voi andate a casa, dovete prepararvi per il compito di fisica, di matematica, per l'interrogazione di filosofia, sono tutti compartimenti stagni, ok? Però non è così, ed è molto bello, ed è molto anche fruttuoso, ed ha molta più voglia di fare, di studiare, provare a ragionare sul perché dovete studiare queste cose. Allora, immagino che se voi ci riflettete un attimo, quando studiate filosofia, immagino che non abbiate nessun rapporto, non troviate nessun rapporto con quello che studiate quando dovete studiare e prepararvi per il compito di fisica, di matematica o di biologia. Questo è un aspetto interessante, che in realtà è molto bizzarro, perché, come vedremo rapidamente, in realtà per tanto tempo, anzi fino agli ultimi due secoli, no, la filosofia è sempre stata invece molto molto più legata al piano delle scienze, no? Ecco, invece oggi sembra che siano due cose veramente molto diverse. Però, se ci pensate bene, in effetti... non è necessario che sia così diverse già per voi, no? Perché cos'è che trovate quando iniziate a studiare filosofia? Ripeto, cerco di non dare nulla per scontato, però comunque alcuni di voi la studiano ormai da un po', altri l'hanno già iniziata. A prima vista, al netto delle modalità sicuramente più articolate e preziose con le quali viene comunicata, no? E insegnata, però proviamo a fare un discorso proprio terra a terra, potrebbe apparire la filosofia come una carrellata di teorie più o meno, che a noi appaiono più o meno strampalate, anche perché partiamo da quelle più lontane nel tempo, no? Antica Grecia, i presocratici, sembrano robe un po' strampalate, l'aria, l'acqua, l'essere, il non essere, non si capisce bene di cosa cavolo si sta parlando, sono cose molto distanti dalla nostra esperienza quotidiana oggi. Però sembrano comunque, se ci pensate, delle teorie che bene o male vogliono dire qualcosa sulla realtà, vogliono produrre una comprensione della realtà in tutti i suoi aspetti. E allora uno potrebbe chiedersi, ma quindi la filosofia vuole comprendere la realtà, vuole comprenderla in maniera oggettiva, vuole dare una teoria che sia in grado di spiegare perché la realtà è così, una realtà che può essere quella naturale, anche quella sociale, quella politica. Ma e poi le scienze fanno la stessa cosa da un certo punto di vista. Fanno la stessa cosa, anche loro producono una comprensione della realtà. Però molto diversa, sembrerebbe, perché sembra che quella della filosofia è una comprensione della realtà un po' freestyle, così, cioè un po' come mi viene, teorie generali, magari anche molto ambiziose. Invece le scienze lavorano, sembrano, per come studiate voi, lavorano in un altro modo, no? Hanno forme, strumenti completamente diversi, mirano a una oggettività, a una verificabilità, a una precisione che sembra mancare nel discorso filosofico. Però sembrano parlare della stessa cosa, dare risposte alle stesse domande da un certo punto di vista, no? Allora la questione che uno potrebbe porsi è come fanno a convivere? In che modo, no, convivono? Allora, tendenzialmente si potrebbero immaginare alcune ipotesi, quelle che bene o male, adesso semplificherò molto il discorso, mi raccomando, insomma, cercherò di fare un discorso abbastanza schematico, però si potrebbero individuare tre ipotesi, no? Sono quelle un po' che circolano, che non sono le uniche, però sono importanti.
per definire questo strano rapporto. La prima ipotesi è quella di dire che in buona sostanza la filosofia si occupa di teorie ormai screditate, cioè che la filosofia esisteva prima delle scienze, quindi la scienza non esiste subito, esiste prima delle scienze, esiste la filosofia, la quale cerca di dare una risposta alle domande sulla realtà, sul suo funzionamento, sul suo modo d'essere, no? E ci prova fino a che arriva un momento in cui inizia invece a esistere la scienza, per esempio con Galileo o con Newton, e incomincia a esistere la scienza e pian pianino la scienza soppianta la filosofia, come se la scienza fosse la versione matura di quello che la filosofia avrebbe voluto essere senza riuscirci. Questa ipotesi, cioè di una progressiva eliminazione dal campo del sapere della filosofia, no? Come se la filosofia fosse la preistoria della scienza, cioè fosse un tentativo ancora non scientifico, che viene eliminato, soppiantato, eliminato, no? Dall'emergere della scienza, no? Che ne so, prima di Galileo o prima di Newton, no? Non si capiva come funzionava, no? La meccanica o il movimento dei corpi, no? Sia quelli celesti sia quelli. Si provavano a dare delle teorie, però non funzionavano, e dopo finalmente si cominciava. Ecco, questa idea che la scienza progressivamente nei suoi domini sempre più ampi vada a soppiantare la filosofia è un'idea che può anche starci, io non sono d'accordo, però per esempio c'era un famoso fisico, uno dei più celebri del Novecento, no? Anche dal punto di vista proprio così culturale, che era Stephen Hawking, no? Forse molti di voi lo ricorderanno, morto da qualche anno, raffinatissimo fisico, importantissimo, però lui ogni tanto in qualche intervista, no, ha detto questa cosa, no? Diceva, è solo un esempio, no? Per fargli un nome che forse molti di voi ricordano, diceva, no, ma secondo me la filosofia è morta, non c'è più spazio per la filosofia. Perché? Perché quelle questioni adesso noi ne sappiamo affrontare con gli strumenti scientifici. Che cos'è lo spazio? Che cos'è il tempo? L'universo è finito, infinito? Ma queste domande, a chi rispondono queste domande? Chi è che risponde a queste domande? Beh, gli astrofisici, per esempio, no? Di cosa è fatta la materia? Sono atomi, è continua. Di chi risponde? Beh, c'è la fisica, la microfisica, no? Eccetera. Che cos'è la vita? C'è la biologia, eccetera. Quindi la prima ipotesi è la scienza soppianta la filosofia. È un'ipotesi che circola, in particolare in alcuni casi, in alcuni contesti scientifici circola. Cercherò di spiegare rapidamente perché no, però ecco, la seconda ipotesi invece è un'altra ipotesi che circola di più invece presso i filosofi, cioè l'idea che la filosofia si occupa di ciò che non può essere compreso scientificamente. Quindi non è vero che la filosofia e la scienza si occupano della stessa cosa in modi diversi, ma in realtà la scienza si occupa di qualcosa e la filosofia di qualcos'altro, cioè di ciò che non è spiegabile in termini scientifici. Questa è un'ipotesi che circola molto presso alcune tradizioni filosofiche. Ecco, ovviamente anche questa è problematica. Perché? Beh, intanto perché tentativi di comprensione scientifica si estendono ormai a tutto, anche alla coscienza, no? Anche al vivente, anche a ciò che sembrava non essere in grado, su cui non sembrava non poter essere in grado, no, di far presa la comprensione scientifica. Quindi la scienza ha un'ambizione costante a espandersi e quindi non si può dire in anticipo che ci sono dei campi che strutturalmente non sono scientifici, no? Ecco, quindi è un po' problematica questa distinzione. Cos'è che è scientifico e cosa non lo è? Chi lo decide, no? Quindi anche questa seconda ipotesi è problematica. Ci sarebbe anche una terza ipotesi, che ormai però è stata molto importante tra 8 e 900, ma che ormai è un po' decaduta, anche se mantiene qualche barlume qua e là, che è un'ipotesi che andava molto forte presso i filosofi tra l'8 e il 900, cioè l'ipotesi che si occupano degli stessi oggetti, la filosofia si occupa e le scienze si occupano della stessa cosa, ma a livelli diversi.
quindi il livello di comprensione scientifica e il livello di comprensione filosofica. Perché dico che andava molto forte presso i filosofi? Perché uno dice, ma in che senso due livelli diversi? Cioè, vabbè, quindi la fisica studia e la scienza e la filosofia cosa dovrebbe fare di diverso quando si interroga, che ne so, sullo spazio, sul tempo? Cosa dovrebbe dire di diverso rispetto a quello che dice già la fisica, no? Per dire. Ecco, ovviamente c'era questa idea, perché dico che era molto apprezzata da alcuni filosofi? Perché l'idea era che la filosofia potesse essere una conoscenza più originaria di quella delle scienze, fondativa, anzi, rispetto alle scienze, no? Questa è un'idea che però a noi oggi fa ridere, però vi assicuro che ancora un secolo fa c'era chi la sosteneva con anche tra gli scienziati c'era qualcuno, ovviamente, soprattutto tra i filosofi, l'idea che la filosofia fosse, diciamo, il sapere che fondasse tutti gli altri saperi. Questa è un'idea che c'è nell'idealismo tedesco, che voi ancora non avete studiato, forse alcuni di voi sì, sì. Comunque, diciamo, l'idealismo Hegel, H-E-G-E-L, ok, Hegel, ma anche un filosofo che è uno dei fondatori di una corrente importante filosofica novecentesca, che è la fenomenologia, che è Edmund Husserl, con l'H anche in questo caso davanti, Husserl, con due S, no? Anche in questo caso, anche lì abbiamo un'idea ancora di una filosofia come capace di fondare tutte le altre scienze. Ovviamente questo è molto problematico, anche questa terza ipotesi. Quindi queste sono un po' le ipotesi, no? Di partenza. Cioè, ripeto, la prima, la filosofia ormai è scomparsa, quindi rimangono solo le scienze, perché si occupano dello stesso oggetto, ma in tempi diversi, cioè la filosofia è la parte, il momento prima, pre-scientifico, e poi arriva la scienza. Oppure, separazione di oggetti, seconda ipotesi, la filosofia si occupa di una cosa, le scienze di un'altra. Oppure, terza ipotesi, si occupano della stessa cosa, ma a livelli diversi. Queste tre ipotesi sono quelle dominanti, quelle che sono almeno risultate dominanti negli ultimi due secoli. Ce ne sono anche di altre, poi vedremo che alla fine io personalmente ritengo che tutte e tre queste ipotesi non vadano bene. Proverò a dirvi qualcosa su come magari provare a pensare con qualche ipotesi, no? Non voglio spiegarvi niente perché non sono in grado, non è il caso, però diciamo degli elementi da riflettere per provare a connettere quello che studiate in filosofia con quello che studiate nelle altre discipline scientifiche. Ma allora, per capire da dove vengono fuori queste ipotesi, vorrei proporvi una versione molto semplificata di darvi qualche elemento storico, cioè darvi qualche indicazione, ripeto, molto semplificata, sull'organizzazione del sapere nelle società occidentali nel corso del tempo. Ovviamente è un tema complicatissimo, dirò solo due cose in croce, giusto per darvi delle idee e per farvi riflettere. Intendo l'organizzazione del sapere proprio dal punto di vista di cosa si studia. Quando uno vuole diventare uno studioso, cosa si mette a studiare? Che discipline può studiare? Voi andate all'università, cioè adesso ce ne sono 500.000, vabbè, ma diciamo, quali sono? Di cosa potete, cosa vuol dire studiare? Cosa? Cosa? E che ruolo ha la filosofia dentro questo cosa? No, questo è il punto. Non parlo dell'aspetto istituzionale, cioè dell'organizzazione, del modo in cui si organizza il sapere, che pure è un aspetto decisivo. Cosa intendo? Intendo questa cosa qui, la scuola, l'università, quando nascono, perché voi alle 11 del mattino siete qui ogni santo giorno a venire a scuola, non è una banalità, però di questo aspetto, diciamo, dell'organizzazione istituzionale dei luoghi del sapere e della trasmissione del sapere non parlerò. Parlerò solo dell'organizzazione del sapere in quanto tale, anche se i due lati non sono scindibili. Allora, partendo da quello che vi dicevo prima, no? Non diamo per scontato
che sia sempre stato così. Allora, proviamo a prendere qualche punto. Il primo, Aristotele. Aristotele avete studiato tutti, no, alcuni in terza forse ancora non ci sono arrivati. Comunque, Aristotele, no? È forse il filosofo più noto, insomma, è uno dei due o tre filosofi più importanti, no, del pensiero antico. Platone, Aristotele, ce ne sono molti altri, ok, però tradizionalmente è un buon esempio. Aristotele. Voi lo studiate quando? Quando studiate filosofia, certo, giusto? Quindi è un filosofo. Bene. Ma allora, attenzione, quindi noi dobbiamo supporre che al tempo di Aristotele, oltre a lui, c'erano anche altre figure che erano gli scienziati, cioè nell'Atene del quarto, nella Grecia del IV secolo o del V secolo, IV-IV secolo, quando si sviluppa, no, questa cosa della filosofia, c'erano anche gli scienziati, come oggi c'è Badiou, appunto, e poi c'è Hawking, cioè c'erano gli scienziati, perché Aristotele è, diciamo, un filosofo, e no, ma lì all'epoca la distinzione tra filosofia e scienza, con dei distinguo che andrebbero fatti, però a un primo livello si può dire che non sussisteva. Cioè, Aristotele era un filosofo o era uno scienziato? La domanda è mal posta. Era entrambe le cose. Cioè, non possiamo pensare che Aristotele fosse un filosofo e accanto c'erano gli scienziati. Certo, c'erano alcuni sapienti che noi oggi a ritroso riusciremo a vedere più vicini a quello che noi diciamo scienziati. Però questa distinzione non c'era. Non c'era. Erano filosofi e scienziati, ma non ha senso dir detta così, no? Del resto il termine filosofia viene, compare, ricompare, però per esempio Aristotele usa più delle volte il termine episteme, che vuol dire, diciamo, tradurremmo con scienza. I suoi libri, i libri di logica, di fisica, anche di politica, episteme politiche, la scienza politica, sono testi di scienza. Per lui pensava di fare scienza. Cosa vuol dire in senso lato fare scienza? Cercava di comprendere in maniera necessaria e rigorosa la realtà, dare una comprensione, no, in termini rigorosi e necessari, della realtà, dei fenomeni. Tra l'altro è anche sbagliato ritenere che fossero tutti lì che ragionavano in astratto. Aristotele, e questo qualunque biologo oggi sarebbe disposto, che ha un minimo di conoscenza storica, sarebbe disposto a riconoscerlo, Aristotele era un raffinatissimo osservatore. In particolare nel campo dell'embriologia, dello studio dei viventi, era un raffinatissimo osservatore. Ovviamente le conclusioni a cui giunge oggi ci suonano ridicole, il più delle volte, non sempre, ma il più delle volte sì, quasi sempre. Però ecco, sarebbe sbagliato, no, ritenere che quindi c'era già questa distinzione tra scienza e filosofia. No? Quindi quando voi studiate Aristotele, non studiate solo un filosofo, ma studiate anche il passato vecchissimo, antichissimo, di quella grande opera intellettuale dell'uomo, che è la sua tentativo di fare scienza. Poi dirò qualcosa sul perché ci fa così difficoltà dire che quella è scienza, okay? Però all'epoca lo era. Allora possiamo, e questo è il primo, no, Aristotele, possiamo fare un secondo elemento storico. Saltiamo un po' di anni, di secoli, passiamo all'organizzazione del sapere nel Medioevo, molto complessa, eh? È un'organizzazione del sapere cosiddetta scolastica, no? La cosiddetta scolastica, che ha le sue origini in alcuni filosofi, diciamo, proprio del primissimo Medioevo, diciamo così, a cavallo tra antico e medievale, cioè per esempio Severino Boezio o Cassiodoro, eccetera, che danno un po' l'impostazione che poi progressivamente verrà presa nell'organizzazione del sapere nel Medioevo. E come era organizzato, anche qui semplifico molto, come era organizzato il sapere nel Medioevo? Nelle università, poi non c'erano solo le università, c'erano prima le scuole cattedrali, eccetera, però insomma nei campi, nei luoghi del sapere, c'erano principalmente quattro corsi di studio. La prima era quelle che si chiamavano arti liberali, la facoltà delle arti liberali, che era la principale, la prima, no? E poi quando uno aveva fatto quella, poteva anche, noi diremmo oggi, specializzarsi in tre discipline,
che erano la facoltà di diritto, la facoltà di medicina e la facoltà di teologia. Facoltà di teologia che era presente in poche università, molto poche, perché era il sapere considerato sommo e principalmente si studiava a Parigi. Infatti i più grandi teologi sono tutti andati a Parigi. Okay? Ora, arti liberali. Cosa erano queste arti liberali? Beh, il trivio, il quadrivio, adesso non entro nello specifico, però dentro le arti liberali c'erano lo studio della dialettica, della grammatica, ma c'era anche lo studio delle scienze che noi chiameremo, vedremo più scientifiche, no? Dei saperi più scientifici, cioè dentro la facoltà delle arti liberali c'era lo studio dell'aritmetica, della geometria e dell'astronomia, oltre che della musica, okay? Dell'astronomia. Quindi quel luogo lì era il luogo, no, in cui si studiavano questi sapiri. Quindi c'era arti liberali, diritto, medicina e teologia. Ora, uno può dire, dov'è la filosofia? Ovviamente dipende, il termine viene usato in modi diversi, a volte usato, a volte no. Però, vedete, ancora una volta, qui noi riusciamo a distinguere dove sono le scienze, dov'è la filosofia? Non è facile, no? Di solito, anzi progressivamente, il termine filosofia inizialmente tendeva a identificare una delle arti liberali, cioè la dialettica. Poi progressivamente, soprattutto in alcune aree europee come la Germania, è un termine che progressivamente incomincia a essere usato come sinonimo di arti liberali nel suo complesso. Quindi alcune facoltà di arti liberali cominciano ad essere chiamate facoltà di filosofia. Quindi avevamo filosofia, diritto, medicina e teologia, no? Le scienze dove sono? Ma per un medievale sono tutte scienze queste, eh? Anche la teologia è una scienza per un medievale, perché loro quando parlano di teologia ritengono di fare un discorso razionale e necessario, a volte anche addirittura dotato di prove empiriche, tra virgolette, no? In un senso tutto diverso da come intendiamo noi. Ma per un medievale la teologia è una scienza, eh? Ok. Quindi anche lì bisogna non dare per scontato, no? Cosa sia scienza, cosa... Ecco, ovviamente c'è anche un grosso problema nel Medioevo, banalizzo, c'è tutta un'impostazione socioculturale complessiva che tende a bloccare e a non, diciamo, non favorire gli sviluppi, no? Nei campi, diversi campi del sapere, per tutta una serie di motivi che adesso su cui non insisto, no? Perché insomma, meno male che conoscete, comunque potete intuire, la Chiesa, quindi la religione, la dottrina, quindi non si può uscire da lì, pensate poi a, no, a Galileo, eccetera. Però, quindi c'è questo problema di un certo dogmatismo, però ecco, l'organizzazione del sapere è questa, no? Ora, cosa succede, e qui faccio un terzo passaggio, no? Quindi antico, medievale, cosa succede nella modernità? Quindi quel momento di nascita delle grandi, quel momento di nascita, di rottura, no? Con le grandi, la rivoluzione scientifica, quella che noi chiamiamo rivoluzione scientifica, Galileo, Copernico, Newton, poi poco dopo, no? Cosa succede? Nasce l'astronomia moderna, nasce la fisica moderna, la meccanica, che noi chiameremo poi più avanti meccanica classica, no? Quella newtoniana, e quindi incominciano questi saperi ad avere un grande sviluppo. Nascono quelle che incominciano ad essere chiamate le scienze naturali. Ora, vi vorrei far notare che le scienze naturali, tra 6 e 700, sono studiate dentro, c'è anche la medicina, ok? C'è anche la medicina, anche lì ci sono grandi sviluppi, però principalmente sono studiate dentro le arti liberali, eh? E cioè dentro la filosofia. Abbiamo ricordato che il termine filosofia identificava quella facoltà dove si studiava tutte queste arti liberali. Perché liberali? Perché erano degne di uomini liberi, cioè gli uomini che non dovevano lavorare, non avevano lavori fisici da fare, no? Di fatica. La filosofia, quindi, cosa diventa tra 6 e 700? Il lemma filosofia, il termine filosofia, come viene usato principalmente? Come il termine che indica il corpus di tutte le scienze, in particolare delle nuove scienze.
Per esempio l'ho trovato in un autore, questo uso, in un autore come Thomas Hobbes, H-O-B-B-E-S, no, se non l'avete ancora affrontato, Thomas Hobbes, o Cartesio, italianizzazione di Descartes. Ma è un esempio che secondo me è molto significativo quello che sto per farvi, anche uno scienziato, perché se c'è uno che siamo sicuri che noi riteniamo uno scienziato è Isaac Newton, no? L'opera fondamentale sua, dove spiega, no, per la prima volta scopre e propone, no, e presenta la sua teoria della gravitazione, decisiva, uno dei momenti più importanti della storia dell'uomo, direi, no? E quel libro come si intitola? Si intitola Philosophia Naturalis, vediamo se me lo sono segnato, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, cioè principi matematici di filosofia naturale. Questo è il titolo dell'opera famosa, celeberrima, che contiene le leggi sulla gravitazione, eccetera, no? E non solo. E non solo. Quindi il termine filosofia all'epoca era utilizzato, tra 6 e 700, veniva utilizzato come sostanzialmente sinonimo di l'insieme delle scienze. Vi ripeto, è un discorso molto tagliato quello che vi sto facendo, perché le cose sono molto più complesse, ci sono altri casi, altri usi, eccetera, però la modalità fondamentale era questa, la trovate in tutti i filosofi moderni, Cartesio, in Spinoza. La filosofia è l'insieme, la totalità del sapere. E guardate bene che questa modalità a livello istituzionale prosegue per tantissimo tempo, ha ancora delle conseguenze visibili ancora all'inizio del secolo scorso, cioè fino a un secolo fa. In che senso? Nel senso che le università moderne si hanno recepito la struttura medievale e quindi partivano da quell'articolazione in quattro facoltà, arti liberali o filosofia, poi progressivamente diventa filosofia, diritto, medicina, teologia. Quindi se uno doveva andare, questa struttura le università tendono a mantenerla fino alla fine dell'Ottocento. È solo nel corso dell'Ottocento che pian piano incomincia a modificarsi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nelle università, nei luoghi del sapere, ripeto, un po' un'imprecisione quello che vi dico, ma ha un grado di generalizzazione, può funzionare, capite che se uno voleva studiare fisica o chimica, che non è esattamente quella che studiamo noi, tra 7 e 800, doveva studiare filosofia, cioè si iscriveva alla facoltà di filosofia, che per noi è un'assurdità. Però questa struttura, anche istituzionale, è rimasta fino alla fine dell'Ottocento, quando nel corso dell'Ottocento invece cosa è incominciato a succedere? Che le varie discipline scientifiche hanno incominciato a dire, un po' come dirà poi, diciamo, progressivamente più avanti, Hawking, per dire, no, io il termine filosofia non lo uso più, diranno, noi non siamo filosofi, cos'è sta roba filosofia? Ci autonomizziamo, siamo una disciplina autonoma, quindi abbiamo bisogno di una nostra facoltà. Allora incominciano a nascere le facoltà di scienze naturali, anche di scienze sociali, e poi progressivamente le facoltà di fisica, di matematica, sempre più si specializzano e nascono le diverse facoltà. No, adesso non ci sono anche più le facoltà in Italia, però oggi chiamano dipartimenti, no, che conosciamo oggi. Ma questo è un processo lungo che succede solo tra, incomincia a nascere, diciamo, a svilupparsi dalla seconda metà dell'Ottocento in poi, soprattutto in Germania. Ecco, quindi ovviamente qui, a che ora chiudiamo? Scusa, perfetto, benissimo. No, no, ma in realtà questo già vi fa capire la prima ipotesi di cui parlavo prima, no? La prima ipotesi, da dove viene? Da questo, no? La filosofia era il corpo del sapere, ogni scienza tende ad autonomizzarsi, no? Ad autonomizzarsi, e quindi sembrerebbe che laddove c'era prima un campo filosofico che beh, poi comincia a perdere pezzi quando pian piano le varie scienze si fondano. Certo, però c'è un grande però. Per capire tutto questo discorso e capire perché oggi
no? Invece continua a esistere qualcosa che è filosofia e che noi non intendiamo nel modo che vi ho detto adesso, no? Quello del 6-700, ma anzi la intendiamo come una cosa completamente diversa. Il passaggio fondamentale, secondo me, uno dei, un modo per capire questa, per da dove viene questa cosa, che poi da dove vengono le altre due ipotesi di cui vi parlavo all'inizio, è Immanuel Kant. Kant, K-A-N-T, no? È un grandissimo filosofo, un filosofo importante, molto importante, uno dei più importanti, no? Perché dico che è importante Kant? Perché Kant recepisce e dà una risposta che avrà grandissima rilevanza, una questione che nel corso del 6-700 era incominciata a sorgere. Cioè, cosa succede? Incominciano a svilupparsi delle scienze, no? Pensate a Newton, a prima ancora a Galilei, capacità, per dei motivi che adesso su cui non insisto, no? Perché semmai ne parliamo dopo, capacità di essere predittivi, di riuscire a descrivere secondo simbolismo matematico e anche a predire, no, i movimenti degli astri, per esempio, non solo, anche il movimento, diciamo, locale, quindi il movimento dei gravi, no? È la grande genialità di Newton a capire che il motivo per cui una cosa cade a terra, no, sulla terra qui, e i pianeti girano attorno al Sole, è lo stesso, che non è affatto banale. Però la genialità di Newton è questa, no? Ecco, quindi leggi, no? Le equazioni. La domanda che incomincia a sorgere è: ma perché funzionano? Come fanno a funzionare? Come si fa? Cioè, ok, funzionano. E noi siamo in grado di, prendiamo la legge di gravitazione di Newton, noi sappiamo benissimo predire anche cose incredibili, addirittura riusciamo a predire, no? Che esistono dei pianeti che ancora non abbiamo visto, perché vai a fai il calcolo e dici no, qui ci deve essere un'altra massa, quindi è una grande capacità predittiva, poi vai a vedere e lo trova, quello che era stato cercato lo si trova, no? Ecco, allora la questione è: perché funziona? Uno dei grandi filosofi che ha posto questo problema è un filosofo scozzese, no? Che è David Hume, H-U-M-E, no? Hume, il quale poneva proprio questo problema qui. Adesso non mi interessa come viene risolto, però è Kant che, diciamo, in qualche modo pone una questione, no? Dice, ok, quindi da un lato ci sono i saperi, le scienze, per lui sono principalmente la matematica e la fisica, poi però oltre all'operare di queste scienze che studiano le cose, quelle che studiate anche voi oggi, no? Che studiate le cose gli ultimi tre secoli, quello che studiate, no? La matematica, il fisica, la biologia, sono scoperte gli ultimi 2-3 secoli, okay. Funzionano. Questo è un campo del sapere, si occupa di questo. Ma, dice Kant, c'è un altro campo del sapere che si interroga sulle condizioni di possibilità di questo sapere, cioè che si interroga sul perché questo sapere funziona. Com'è possibile che noi tiriamo fuori con dei calcoli una legge e questa legge funziona? Com'è possibile sta cosa? No? Non è banale, è una roba che ci inventiamo nella nostra testa. Come fa la nostra testa a riuscire a spiegare, no, quello che viene fuori con questa precisione? Questo campo, che non è più quello dello studiare i fenomeni, ma dell'interrogarsi sulle condizioni di possibilità di questo studio, no, quindi non studiare la fisica, ma studiare come è possibile la fisica, questo secondo livello che Kant chiama trascendentale, è il termine che lui, è un termine di origine medievale, ma lui lo riutilizza così, il livello non più empirico, ma, e quindi dove operano le scienze, ma il piano che lui chiama trascendentale sulle condizioni di possibilità, no? Ecco, questa condizione di possibilità cosa fa? Crea uno spazio che, semplificando molto, potrebbe essere definito come lo spazio che incomincerà ad assumere, a prendere la filosofia. Sì,
Allora io direi che, beh, io praticamente ho quasi finito. Da qui volevo dire due cose conclusive sul presente, no? Partendo da qui, perché voi capite subito che questa seconda ipotesi, no? È un'ipotesi, questa modalità di articolare il discorso, no? Questi due piani spiegano perché si erano nate le altre due ipotesi di cui parlavo all'inizio, ma magari finisco 5 minuti per vedere allora questo discorso storico, come legarlo alla qualità, e da lì poi partiamo magari con domande o questioni, interventi diversi, no? Allora facciamo una pausa.